Se non è una maledizione, poco ci manca, ossia quello tra la città di Ragusa e l'ascensore di via Roma, in quanto bastano due gocce d'acqua e l'elevatore entra in tilt. Lo afferma la consigliera comunale di Insieme, Elisa Marino, dopo aver appurato che anche ieri, dopo la pioggia, caduta in maniera consistente, sull'impianto era fisso il bolino rosso con la scritta «Fuori servizio». Adesso, prosegue la Marino, dando per scontato che un guasto può sempre capitare, appare fin troppo evidente che su questo ascensore sono precipitate in un colpo solo tutte le maledizioni tecnologiche della nuova era. Infatti, prima è rimasto fermo per diversi anni, poi con l'avvento della rivoluzione grillina si puntava a risolvere il problema e invece continua a non funzionare, per cui occorre sempre l'intervento dei tecnici. A Ragusa, tra l'altro, in inverno piove abbastanza spesso, per cui si chiede alla Marino se ad ogni evento atmosferico bisognerà avere sempre un tecnico a portata di mano. L'amministrazione Piccitto deve quindi intervenire anche per valutare i motivi del suo continuo blocco. Serve quindi la persona giusta, chiede l'esponente d'Insieme, uno insomma che riesca ad esorcizzare l'impianto da ogni maledizione.